Ci troviamo qui negli stabilimenti di Benevento, precisamente Torre Cuso della Michelangelo Prezioso, che è un'azienda che produce infissi in materiale misto, con l'ingegner Venditti, responsabile della logistica e della produzione dell'azienda. E è passato circa un anno da quando abbiamo iniziato a introdurre il cruscotto di controllo nell'azienda, e quindi chiedevamo all'ingegnere quali erano stati i benefici di cui, se ce ne sono ovviamente, di cui aveva beneficiato l'organizzazione aziendale nell'adozione del cruscotto di controllo. Assolutamente sì, ci sono stati notevoli benefici, in quanto il cruscotto si è rivelato molto utile per individuare quali sono le criticità sotto tutti i punti di vista, a partire soprattutto dalla gestione del personale. Quindi praticamente permette di da una grossa mano nel modulare i programmi di produzione in funzione del pacchetto di commesse acquisito, e poi fornisce uno strumento utile per il controllo a 360 gradi di tutta l'azienda. Infatti è possibile inquadrare i costi oltre ai costi permette di visualizzare quali possono essere appunto criticità e lo sviluppo, l'area di sviluppo anche dell'azienda. Quindi è uno strumento che permette in poche permette di avere sotto controllo a 360 gradi tutta la struttura aziendale. Ecco, sulla complessità, perché molti domandano se è una cosa complicata, se è una cosa costosa, se ci sono dei problemi per l'aggiornamento, quindi l'esperienza sua, ecco. No, assolutamente no. Ovviamente bisogna disporre di alcuni dati che servono per alimentare questo cruscotto di controllo, ma è di una semplicità estrema. Ecco, l'unica cosa è bisogna essere predisposti a raccogliere i dati che sono necessari ad alimentare questo cruscotto, e dalla cui poi analisi con un colpo d'occhio si riesce effettivamente a capire dove agire e in che maniera agire, cioè è un utile strumento che permette di prendere delle decisioni. Ecco, questa è la sua funzione. Sul miglioramento? Aiutare al miglioramento? Anche assolutamente sul miglioramento, perché effettivamente fa venire alla luce quelle che sono le inefficienze sia di sistema, di processo e anche di prodotto, perché vengono comunque tutte veicolate in un unico, diciamo che come se vengono riversate in una sorta di imbuto, e da quindi è facile poi dopo andare a capire quali sono le cose più forti e le cose meno forti, cioè le aree su cui agire rispetto a quelle che invece sono già solo da migliorare. Grazie, grazie. Prego. Grazie.